Kilimayula? Che è sto Kilimayula? Buongiorno. Perché non dice buongiorno? Ma in Oriente si dice Kilimayula. Ma qua parliamo italiano. Buongiorno. E che vuol dire? Kilimayula. E allora perché non dire Kilimayula? Perché qui parliamo italiano. Molto male. Kili, buongiorno. E che? Movimento di controcoscienza tibetana. Ma che siete, gruppettari? No. No, guardi, io diffido, Allora vai, viaggia. Kilimayula? Kilimayula? Vai, Gladys! Vieni fuori! Ti approfitti di una povera tibetana, Tu matta! No! Tu Viet Cong! Questo è un abuso, un sequestro di persona. Sequestro di persona. Lo fai proprio ridere. Noi siamo gli unici autorizzati a sequestrare persone. Siamo la polizia. Cargiulo. Sì, maresciallo. Che stai guardando? Le zinne, maresciallo. E non devi guardare, che ti fa male se ci ripensi la notte. Come ti chiami? Daniela Sanguinetti di San Marzano. Non dico altro, mi ritengo prigioniera politica. Prigioniera politica. Come dite che ti chiami? Daniela Sanguinetti di San Marzano. Come i pomodori pelati. Cargiulo. Comandi. Copri, sennò questi qua ci viene l'inferto. Tu dove stai andando? In questura, maresciallo. E chi te l'ha detto? Chi ti ha pregato? Devi andare a Piazza Navone 123, è giusto? 123A. 123E. Eminenza, non possiamo aspettare oltre. L'operazione San Giulivo adesso sta per scattare. Le celebrazioni del quadricentenario, come ho promesso, coroneranno la nostra opera e finalmente il nome di San Giulivo sarà conosciuto in tutto il mondo. E a questo punto le nostre azioni saranno riportate nel libro dei giusti. No, io veramente volevo dire le azioni della società anonima San Giulivo. Sempre meritorie anche quelle. A proposito, sono state riportate sul libro? Sul libro dei giusti? Ma no, su quello dei soci. Ah! Ma ritornando al quadricentenario della morte del santo, che cosa avete fatto? Malgrado non sia un santo riconosciuto dalla Chiesa, domenica incomincia un seminario di studi su San Giulivo. Partecipano al seminario 24 studenti meritevoli. Solo 24? Ma non le sembrano pochi? I giovani sono sempre troppi. Fermati, ragazzina. No. No. Troppe scale. No, vattene a casa. Cerca di sparire, che quella è una delle ambasciate americane. E se ci smette ti fa finire le mente all'ete. Tieni, questo è l'elenco delle imputazioni. Copriti. Ma perché mi lasci andare via? Tu non sei la figlia del marchese Sanguinetti di San Marzano? Sì. Beh, allora non c'è niente da spiegare, vai. Va bene, grazie. Con i giovani bisogna avere pazienza. Mi permetta, Marchese, perché mai lei parla con tanto...